perché il film si chiama Cuore di bambola. Che cosa pensi? Penso che il film si chiami Il cuore di bambola perché lei combatte con tutto il cuore per i suoi sogni e inoltre le piace vestirsi come una bambola. Che cosa pensi tu? Il film Cuore di bambola prende il nome dal suo tatuaggio sul petto, il quale rappresenta un cuore con le chiavi e dal suo modo di vestire, cioè si veste come una bambola. Hai avuto i pregiudizi di Veronica in relazione con le sue difficoltà? All'inizio del film è apparsa la ragazza Veronica Tulli. Mi sono stupita del suo aspetto fisico. Mi è sembrata molto strana. Il suo aspetto e lo stile di abbigliamento sono totalmente diversi dal mio. Poi ha saputo che soffre dalla sindrome della iossa fragile. Lei è così piccola e fragile, ma la sua voce è splendida. Splendida. Veronica svolge tutti i suoi doveri, proprio come me, e anzi autonoma. Hai avuto i pregiudizi tu? No, sono cresciuta con una sorella maggiore che sta in una sedia a rotelle, quindi ho reagito alle difficoltà di Veronica come una situazione normale e quotidiana. Anzi, sono rimasta sorpresa quando ho sentito parlare i miei colleghi della sua difficoltà. Penso che questo film ha cambiato la loro visione di Veronica, ma anche di tutte le persone disabili. Come tu vedi i rapporti di Veronica con gli altri? Veronica ha intorno a sé alcune persone che possono essere considerate amici. Secondo me si tratta più di un tipo di collegialità e cooperazione che di una vera amicizia. Tuttavia non si può dire che sia sola. Hai qualche talento nascosto. Questo film ti ha dato forse una spinta di trovarlo. Non mi vergogno di dire che ho il talento per il calcio perché ce l'ho veramente. Mi fa molto piacere giocare al calcio con i miei amici. Questo film mi ha dato una spinta a scoprire altri talenti. Hai tu qualche talento nascosto? Non credo di avere un talento speciale, ma faccio sport e sono bravo nella pallamano. Spero di trovare altri talenti nel futuro e di usarli nel miglior modo possibile. Come hai visto Veronica all'inizio e come alla fine del film? Secondo me all'inizio era un po' spaventosa a causa del suo stile, ma ho finito per ammirarla. Che impressione ti ha lasciato questo il film? Io ho fatto ukulele dopo il film. Il film mi è piaciuto moltissimo perché mostra come nella vita non devi mai arrenderti. A te? Questo è il mio messaggio del film. La lepre ha detto a Veronica che non deve cercare la sua felicità negli altri, ma in se stessa. Questa è la mia versione di Veronica. Mi pare che io non farei come lei. Mi è piaciuto il film. Penso che la vita di questa persona disabile sia stata mostrata in maniera molto realistica. Ecco, abbiamo sentito come la terza E ha vissuto il film Cuore di bambola. Ciao! Ciao!